Hello there, buongiorno a tutti, buongiorno soprattutto a Nanni che è già qui, primo. C'è un'opzione per mandarlo in loop, una media source di OBS, sì, è in OBS, lo so che si può mandare in loop, però siccome non voglio interromperla a metà preferisco farlo io e farla andare soltanto una o due volte. E poi fermarla, ecco, perché dovrei avere anche la schermata soltanto con, diciamo, la scritta che lampeggia, solo che poi quando finisce la musica mi scordo sempre di farla partire, quindi ok, un attimo e cominciamo. Oggi, tra l'altro, ci sarà una parte piuttosto importante del gioco. Nel frattempo, già che ci sono, spammo un po' i social e anche i giochi gratuiti che si possono riscattare dai punti canale. È un po' che nessuno riscatta niente. Ah, ho dimenticato, ecco, a proposito di artigianale, ho scordato di far partire la fonte del cattura schermo su OBS. Ecco perché non si vedeva un cazzo. Purtroppo questo gioco non ha la possibilità di essere catturato come fonte full screen e quindi devo mettere proprio cattura schermo, quindi per un attimo si vede il profilo Steam che parte e poi il gioco. Non è una cosa che adoro tanto, però purtroppo è un gioco vecchio, quindi non viene riconosciuto da OBS. Perfetto, grazie per il feedback, Nanni. Lo so, lo dico sempre, adoro la musica qui di Dantooine, è fantastica. Ok, ci sono. Allora, questo droide l'ho appena salvato da un gruppetto di mastini cat, gli animali feroci che abitano queste zone. Ed è il droide della tizia che l'aveva perduto, che avevo incontrato prima nel gioco, e mi aveva chiesto di riportarglielo indietro. Ora ci sarà una conversazione molto molto interessante. Thank you for saving me, Master Jedi. I am C-842, a personal assistant droid. Un droide di assistenza personale? As I said, I am C-842, a personal assistant droid. Although in recent months the assistance I render seems to have taken on a disproportionate significance. Se la tipa merita ricompensa in natura, spero. In realtà non mi darà nessuna ricompensa in natura perché non è interessata a me, è interessata ad altro, come fra poco capirai. Vedi? La quantità di assistenza che ho dovuto fornire è stata assolutamente spropositata. Sei il droide di Elise? Did she send you to find me? Please do not tell her you saw me. Stai scappando da lei? Yes, but I have my reasons. I'm afraid my owner became a bit too attached to me. Obsessed, even. She tried to treat me as her dead husband. It was not healthy for her. Sempre? You don't want to know. Ecco, appunto. Probabilmente no.
She is obsessed. She rarely sees other people and appears to be fixated on me as her husband. She was becoming more and more insular. I thought it best that I leave. She may meet other real people this way. In fact, that was the reason I came here and sought out those cat hounds. Cosa? Sei per caso venuto a suicidarti? I think it would be best if I were no longer a factor. She would meet new people, living people, please. Will you destroy me? Alla tipa piace il tuo innocenti letteralmente. Oh signore. Credo che dovresti tornare da lei. Alla fine è un vibratore enorme, in pratica. È sola e ha bisogno del tuo aiuto. I must not think only of myself, but of how it affects her. She must be frantic, and if she lost me, she'd be devastated. I must return her. It is my duty. Ma no, è suo, glielo deve riportare. Metti che una poveretta perde il vibratore, che fa, non glielo riporti? Sarebbe sbagliato. Ecco, così è contenta e magari mi dà una qualche ricompensa. Questa penso che è una delle missioni più divertenti di tutto il gioco. Vediamo se qualcuno ha qualcosa da dire. No, sembra di no. Conosci questo posto? Dantooine is a peaceful and pastoral planet. There are few large communities. Mostly what you will find here are ranchers and farmers. I find it a tranquil place like few in the galaxy. The perfect site for the Jedi Enclave. You like it here? Then I suggest we move on. Ok, adesso prossimo passo, qua abbiamo la fantastica caverna dei cristalli. Questa è un'altra delle parti del gioco che preferisco. Le vipere Kinrat, questo è interessante. Nonostante appunto non sono più, cioè non erano più canoniche, perché questo gioco non è canonico, qualche settimana fa in una puntata della serie TV The Bad Batch, che era ambientata su Kashyyyk, il pianeta degli Ewoki, c'erano questi. Proprio come parte integrante della trama erano, diciamo, i nemici della puntata, e nulla, quindi le hanno riportate nel canon di Star Wars. Tra l'altro in questo gioco ci saranno anche su Kashyyyk. Sì, sembrano ragni esattamente, però si chiamano così, vipere Kindra. Perché appunto avvelenano. Vedi, infatti Kart in questo momento è stato avvelenato. Comunque, cazzo, il volume delle cuffie è troppo alto, lo devo abbassare. Ok, ci sta, anch'io chiamo Viper la ex moglie. Grazie Nanni, stai impreziosendo molto questa live. Ecco, tutti i personaggi sono avvelenati. Vediamo se la cura fa qualcosa. No, però in compenso fa salire le vite. Quindi evitiamo di fare una brutta fine. E intanto io sono salito anche di livello. Ok, allora, abilità. Persuasione, ovviamente. Ecco, caratteristica. Questo è interessante. Aggiunge un bonus di +2 al danno con spada laser. Sì, direi che questo è importante.
anche se in realtà il suo modus operandi era più da mantide religiosa. Inquietante, Nanni, inquietante. Molto inquietante. Allora, che potere posso usare? Serve un bel potere offensivo. Ehi, hey, Lita, hello there. It's past 3 a.m. for me, so I need to get some sleep, but I hope you're doing well and the stream is going good. Have a good night. Yeah, I just started, but thank you for being here. Grazie mille, Nanni, soprattutto. Grazie per i 10 bit. Troppo gentile davvero. Let me do a shout out for you and for Nanni, of course. So everyone, just follow Nanni, he's great. You're welcome, Nanni. Perché stiamo parlando in inglese tra di noi? Ok, devo scegliere un po' che potere mettere. Allora, la spinta è piuttosto utile ed è un potere universale, quindi non del lato oscuro o del lato chiaro. Io lo sto facendo lato chiaro, direi che va benissimo. E possiamo procedere oltre. Ecco. Cristalli per spade laser. Ha acquisito un cristallo per spada laser. Ora non ricordo se questi erano random, li droppavano random, non mi ricordo veramente. Queste fragili uova possono essere distrutte facilmente uccidendo la vita innocente all'interno. Ma sì, uccidiamo la vita innocente all'interno. Hai un cristallo trovato nei resti dell'uovo, fantastico. Esce con la chiocciolina quando gli fai SEO, non porta al canale, dovrebbe essere il nome solo senza chiocciolina. Ah, ok. Peccato, è una bella rottura, dovrei scrivere tutta certi nick, il tuo comunque è semplice, aspetta che te lo rifaccio. Ecco, a questo servono i mod. Resti. Lega di Durastil e pacchetto di risposta. Ah, no, no, scrivo proprio punto esclamativo SO. Molto artigianale, ecco. What's on your mind? No, non volevo parlare con te, Kurt. Ora li raccogliamo tutti e poi vediamo cosa è uscito fuori, così andiamo a potenziare le spade laser. E allora diventa un problema scrivere certi nickname con chiocciolina si tagga ma si perde il link. Non ci avevo mai fatto caso, grazie Nanni. Cercherò di scriverli manualmente il più spesso possibile. Dovremmo avere quasi finito.
belli cristallosi questi cristalli. Belli cristallosi questi cristalli. Sì, sono una parte importante del gioco. Mi sa che li ho fatti tutti, perché sto scorrendo con Q ed E, che evidenziano i vari bersagli, e mi sembra che non c'è più niente. Figo il text to speech con la pronuncia inglese, sì, infatti. C'è solo quello, quindi ci accontentiamo. L'ho aggiunto da poco. Come anche le alert. Anzi, gli alert. Ok, cristalli li abbiamo presi tutti. Non mi rimette qui nell'inventario. Ah, eccoli qua. Ben 10 cristalli rossi. Un cristallo sfaccettato usato nella costruzione di spade laser. Brilla di una debole luce rossa interna. Che neanche mi servono, visto che non voglio fare il Sith. Allora, abbiamo cristallo Bondar. Questo cristallo veniva estratto su un lontano asteroide del sistema Alderaan. Produce una spada laser irregolare che pulsa all'impatto, scaricando parte della sua energia sull'avversario. Cristallo Rubat. Usato nella costruzione di spade laser, il cristallo Rubat viene estratto su Femis. Produce una lama molto definita su cui un oggetto può focalizzarsi facilmente. Poi cristallo blu, cristallo rosso, cristallo verde e cristallo giallo. Questi servono soltanto per il colore, mentre questi due sono cristalli potenzianti per la spada laser. Probabilmente i cristalli rossi erano quelli dentro le uova, siccome i Kinrat sono esseri malvagi del lato scuro, ti danno cristalli rossi. Non ha molto senso, ma va bene. Tra l'altro, questo va a contraddire più o meno sia il vecchio universo espanso, sia il nuovo canone, perché nell'universo espanso i cristalli rossi erano creati artificialmente, erano cristalli artificiali creati in laboratorio, quindi sicuramente non si potevano trovare in una grotta. E nel nuovo canone invece sono creati dai Sith facendo sanguinare, utilizzando la forza, utilizzando il lato oscuro, facendo sanguinare dei cristalli di spade laser colorati, diciamo classici, e creano un cristallo oscuro, quindi qui hanno fatto un po' quello che cazzo volevano, ma va bene lo stesso. Allora, vediamo se questa zona l'ho esplorata tutta. Sì, sembra proprio di sì. Quindi direi di tornare alla Ebon Hawk. E quindi all'enclave Jedi, perché hanno lì un tavolino da per, diciamo, per modificare le armi, quindi potenziamo la spada laser e magari gli cambiamo anche il colore. Ah, qua c'è Belaya, quella tizia, vediamo cosa ha da dire. Greetings, young Padawan. I trust your training goes well. È difficile, ma ne vale la pena. With power comes responsibility. Da grandi poteri derivano grandi responsabilità. I wish you luck in your training, apprentice. There is much you must yet learn. May the force be with you. Grazie, molto gentile. Allora. Qua c'è il consiglio Jedi, quindi qua c'è il tavolino. Allora, innanzitutto, ecco Nani, ti faccio scegliere a te, la facciamo blu o verde? Nel frattempo io vedo qui cosa aggiungere. Cristallo Rubat, attacca più uno e danno più uno, va bene. E qui Bondar, all'impatto stordimento, 25% per due turni, buono anche questo. Dimmi un po' tu che colore mettere e poi proseguiamo. Se blu o verde, non facciamo rosso perché non sarebbe lecito. Thank you.
c'era un po' più di gente facevo il sondaggio, così non ha molto senso. Scegli tu Nanni e basta. Quello è Kermit, quindi che significa cristallo verde? Va bene, verde sia. Eccola qua. Ah, tra l'altro ho un altro cristallo per la spada laser di Bastila. E a lei la facciamo gialla come previsto dalla sua classe, essendo una sentinella. Vediamo se c'è altro da potenziare. Blaster di carte è già tutto al massimo. Blaster di Bendak non abbiamo niente. Armatura, questa è già al massimo. Possiamo potenziare questa armatura. Ok, e adesso la cosa che odio di più al mondo, il Pazak. Facciamo una partita. Ah, vuoi fare una partita di Pazak con me? Certo che voglio giocare. Già ne ho di Bobo, dum da dum. Scommessa. Zero. Diciotto. Provo a passare. Diciassette. Provo a prendere carta, tanto anche quelle negative. Direi che ho fatto bene. Dai, una vittoria schiacciante, 3-0, sono in forma oggi. Lau, buongiorno. Buongiorno guerrieri. Guerra non fa nessuno grande, per citare Yoda. Stiamo giocando a Pazak dopo aver saccheggiato una grotta piena di cristalli per spade laser. E a breve andremo a esplorare le rovine del pianeta per andare avanti con la trama principale, diciamo. Io aspetto le emote di Yoda, sarebbe figa, hai ragione. Il problema è farcela entrare, perché con le orecchie lunghe o taglio le orecchie, oppure verrebbe piccola, con la faccia piccola. Devo provare, devo provare. Devo vedere se c'è qualche scena del film buona da ritagliare e faccio un tentativo. Tra l'altro mi è già venuto in mente quale
quale scena prendere, però devo vedere se ben si adatta a un emoticon. Non so se usare la carta da 1 oppure fermarmi a 18. Rischiamo 19. Ora fa 20, ne sono sicuro. Lo sapevo, lo sapevo. Lo sapevo. La parte peggiore del gioco non sono neanche le partite a Pazak, c'è di peggio, ovvero le corse di Swoop che bisogna fare se si vuole comprare diciamo, l'armamentario migliore perché vengono pagate molto bene, e anche una camminata sotto l'oceano col personaggio che si muove lentissimo, quindi è una cosa terrificante. Ricordami di che annata è? 2003. Su PC è uscito nel 2004. 2003 nell'Xbox. Direi di usare la più 4, arriviamo a 19. Sì, decisamente ben fatto, Nanni. Infatti all'epoca per me fu veramente un'esperienza incredibile. Tra l'altro me lo giocai lo finii in 5 giorni. All'epoca ecco, avevo un po' più di tempo libero, quindi lo finii in 5 giorni. Ci giocavo tipo tutto il giorno, 10-12 ore al giorno. Infatti me lo sognavo anche di notte. Tra l'altro fra un po', come dico sempre io, ci sarà il più grande colpo di scena di tutta la storia dei videogames. E non è un'affermazione da poco. Oggi il Pazak mi sta dando soddisfazioni. Sto sbancando. Vinciamo l'ultima e poi riprendiamo.
Tra l'altro, infatti, quando metto la categoria retro per questo gioco mi sembra anche un po' strano, perché voglio dire, io quando penso a un gioco retro penso a Super Mario 3 o qualcosa del genere. Questo mi sembra ancora un gioco moderno, per così dire. Vediamo se la vinciamo. Fanculo. Yeah, vittoria, perfetto. Direi che per adesso può bastare colpa Zack. Grazie, Nanni. Allora. Facciamo così, prima di esplorare le rovine, finiamo di esplorare il pianeta. Tanto il grosso direi che è stato fatto. Chi è che è rimasto indietro? Ah, eccola qua, Bastila. Così ci teniamo il meglio per il finale. Ancora ho alcune missioni da fare. C'erano da sconfiggere i Mandaloriani. Now those Mandalorians know what it's like to be hunted, but now that you've killed some of them, they won't. Thank you. Ecco, infatti. Ah, qui c'è la tizia del droide. Andiamo a vedere quanto è grata per averglielo riportato. Oh, thank you. I don't know what I would have done if I had lost him. Non sappiamo neanche cosa rispondere. Have him back. We're just gonna go right home, right now, and celebrate. Aren't we my lovely little droid? Don't worry. I'm gonna hug you and oil you and care for you and make sure you never ever get away again. Povero droide. Guarda come va di corsa, è molto ansiosa di festeggiare. Vediamo se questo qui ha portato nuovo materiale. Niente di molto utile. Aglio moment for me. Cos'è l'aglio moment? Che cavolo fa? Sta scappando. Ottimo, basti la salita di livello. What can I do? Schiattato, eh sì. Questo succede a mettersi contro di me.
Yes. Allora, qua è tutto esplorato. Vediamo il sentiero sud. Da qualche parte dovrebbero esserci questi fottuti mandaloriani. Che io mi ricordo che per far venire il capo dovevo fare qualcosa con uno speeder, tipo mettergli un trasponder, un comunicatore o qualcosa del genere. Non era una cosa così scontata e ovvia. Nel frattempo qua i mastini respawnano come se non ci fosse un domani. Però vabbè, facciamo esperienza. Ah, eccoli lì, altri mandaloriani. Alexander, hello there. Buongiorno. Thank you for the follow. Ah, buongiorno, sei italiano, quindi benvenuto. Come va? Ah, so this is the meddler. You have caused us far too much trouble for a mere Jedi. I will add your head to those of the other Jedi I have killed and take yet another lightsaber for my own. Now you will know why the Mandalorians are feared. Bene, tutto a posto, stiamo giocando a Knights of the Old Republic, non so se lo conosci, se ci hai mai giocato, oppure se sei semplicemente un fan di Star Wars. Ah, streammi anche tu. Ah, sono nei consigliati? Non male, non lo immaginavo. Visto che streammi anche tu, ti lascio anch'io il follow. E nel frattempo facciamo fuori questo gruppetto di mandaloriani. Di nulla, Alexander. Tra l'altro oggigiorno si parla molto di mandaloriani, quindi ecco, in questo gioco si va molto ad esplorare il loro passato. Decisamente piacere, Lau. Decisamente piacere. Basti la KO. Comunque dovremmo riuscire a finire lo scontro. Ok. Ah, ti chiedevo, Alexander, lo conosci il gioco? L'hai mai giocato? Ben due spade laser. Non male. Nullificatori sonici e cardioregolatore verpino. Quindi questo uccideva Jedi e collezionava le spade laser, un po' come il generale Grievous. Non lo conosce. Sei fan di Star Wars? Ops. Buongiorno Mary Lorian. Ah, fan di Star Wars. Ok, allora ti racconto un po' il gioco in due parole. Praticamente questo è un gioco di ruolo del 2003, quindi ha esattamente 20 anni. Ambientato nella Vecchia Repubblica, quindi 4.000 anni prima dei film. E nulla, parla un po' del passato, quando i Jedi erano tanti, i Sith erano tanti. Esattamente 4 anni prima dell'inizio del gioco,
Buona grafica essendo 2003, sì, esattamente, parlavamo proprio di questo poco fa con Nanni, che è invecchiato molto bene. Tra l'altro non c'è nessun mod grafico a parte quello per adattare la risoluzione agli, diciamo, agli schermi widescreen. Comunque, dicevamo che 4 anni prima c'è stata la guerra mandaloriana, in cui i Mandaloriani hanno attaccato la Repubblica e i Jedi, alcuni Jedi perlomeno, l'hanno difesa. What can I do? E poco dopo c'è stata invece un'invasione Sith, in cui due Jedi, due dei più importanti Jedi, tra cui il famoso Revan, sono passati al lato oscuro e hanno attaccato la Repubblica e quindi nulla. Adesso, ora Revan è morto, Malak, il suo apprendista, è diventato il nuovo Signore Oscuro e noi siamo questo tizio Yes. qua, che si chiama ovviamente come me, Elwood. E stiamo cercando di capire cosa ha portato questo Revan al lato oscuro, esplorando, fra poco dovremmo esplorare delle rovine su questo pianeta, Dantooine. Questa è un'altra Jedi, Bastila, a cui siamo legati per qualche motivo, non si sa bene ancora perché, tramite la forza. E questo è Karth, Ready. un pilota della, pilota e soldato della Repubblica, che appunto per varie circostanze è venuto con noi nel nostro gruppo. Ah, un'altra cosa, una caratteristica del canale. Qui diamo gratis giochi Steam, chiavi Steam, non so se tu giochi su PC. Comunque, accumulando punti canale, puoi riscattare dei giochi gratuiti. E questo è l'elenco attuale. Ma c'è una storia da completare? Assolutamente sì, è proprio un gioco di ruolo basato su trama. La trama è pazzesca, veramente, veramente incredibile. In per certi versi, meglio dei film. Ci sono varie missioni secondarie. Sì, ho visto tramite le ricompense del canale, perfetto, perfetto, perfetto. Quindi appena arrivi al giusto numero di punti le puoi riscattare. Tra l'altro la lista si va aggiornando a mano che vengono riscattati i giochi, ne metto sempre di altri. Allora, abbiamo completato la missione di uccidere i Mandaloriani, quindi possiamo tornare all'enclave Jedi e dire al tizio che la missione è compiuta e poi andiamo avanti con la trama principale, anche se non ne ho sentiti alcuni. Li trovi tutti quanti su Steam, anche perché sono inglese e non sono bravo. Alcuni diciamo che Doom Eternal penso sia in italiano, credo, Ukulele anche, Project Warlock probabilmente no, però non so quanto ci sia da parlare. In effetti di tutti questi che sto dando, gli unici che ho giocato sono Moon Hunters, che è molto bello ma in inglese, e One Finger Death Punch, in cui non bisogna praticamente parlare ed è divertentissimo, cioè non ci sono dialoghi, è tutto proprio azione cli di cliccaggio rapido, per così dire. Buongiorno Cucurina. E nulla. Doom penso che sia decisamente doppiato. O comunque perlomeno i testi saranno in italiano, non ho dubbi. Allora, da che lato è l'uscita del verso il cortile? Qua. Cioè, ho giocato questo gioco 5 volte, ma ancora non riesco a ricordarmi la geografia del pianeta. Che poi non è molto difficile farlo, essendo ogni 5 minuti fai 10 punti, ogni 15 minuti con i bauli 50. Sì, esatto, ma alla fine ne ho già dati parecchi. Se vedi in basso nelle informazioni del canale c'è l'elenco dei giochi già riscattati. È diciamo soltanto un piccolo extra per i follower più devoti, ecco. Ehi, non erano qui i tizi che volevano essere aiutati con i Mandaloriani? Forse era questo, era John, può essere. Now those Ah Mandalorians sì, know what it's ok. like to be hunted, but now that you've killed some of them, they won't stop until you've defeated their leader. You must find him and kill him too. Giochi a GTA? Sì, ogni tanto sì, ora è un po' che non lo prendo in mano, però ho finito sì la trama principale di GTA 5 e ho il mio personaggio di GTA Online, ho fatto qualche partita, però ecco, è un po' che l'ho abbandonato per Fortnite. No, non ho il comando Rari, purtroppo streammo un po' quando capita. Di solito faccio quando posso streammare al mattino, o giochi retro,
o giochi multiplayer, di recente essenzialmente Fortnite. E quando gioco invece la sera, porto giochi più moderni, in questo periodo The Witcher 3. Del mattino vado a scuola tranne il sabato e la domenica e io spesso lavoro in base ai turni, infatti. Ora, nelle ultime settimane ho avuto quasi sempre il turno di sera, quindi la mattina ho potuto streamare più spesso, ma dalla settimana prossima mi tolgono il turno di sera, quindi lavorerò quasi sempre di mattina, quindi streamerò soprattutto la sera, tranne appunto nel fine settimana. Ho affrontato e ucciso il loro capo. Thank you, young master. My daughter can now, I think, rest in peace. Here is the reward I promised you. Non c'è bisogno che ci ricompensi. No, please take it. This pitiful amount will never be enough for what you have done for me. Again, I thank you. I will be sure to tell the council of your great deed. 1.000 crediti, non male, era ricco. Vediamo. Fai anche turni notturni? No, facevo una volta fino all'una di notte, ora l'hanno soppresso, finivamo alle 10. Ma adesso il turno fino alle 10 di sera spetta soltanto a chi lavora in smart working, cioè chi ha figli sotto i 14 anni. Visto che io non ne ho, mi tocca lavorare sempre in sede e il turno fino alle 10 di sera l'hanno soppresso. Ma come posso aggiungere le emote gratis al canale? Perché quelli solo follow sono bloccati. Non so. Penso forse si possono usare soltanto sul mio canale, credo, non vorrei dire una fesseria. Qualcuno più esperto di me delle regole di Twitch risponda ad Alexander. Ah, dici per aggiungerle proprio tu? Perché so, quelle solo follow, vabbè, sono bloccati. Devo raggiungere le 15 sub. No, non credo proprio perché non le ho mai raggiunte. E quindi non, io sono arrivato massimo a 10 se non erro sub contemporanee. E quindi no, mi pare che con le 15 sub sblocchi qualche altro slot di emoticon, però non serve per quelle gratis. Mi pare che quelle gratuite io le ho avute fin da subito, appena sono diventato affiliato, mi sembra di ricordare. Meno male, io ho fatto 7 anni di turni mattini, pomeriggi, notti e sto ancora fuso. E ci credo, uno si sballano tutti i ritmi circadiani, ci credo. Ok, direi che, visto che abbiamo completato anche la missione dei Mandaloriani, possiamo procedere con l'investigazione nelle rovine. Il Consiglio Jedi ti ha ordinato di investigare su alcune strane rovine su Dantooine. Sembra che si tratti di uno dei luoghi visitati da Revan e Malak durante il solo soggiorno sul pianeta e potrebbe custodire informazioni preziose sulla loro caduta. Ecco, questa è la, diciamo, qui ha il via alla trama principale del gioco, quindi attenzione. Le rovine sono qua in fondo. I'm here. Usiamo la velocità per far prima. Yes? Altri Segugi Cat. Io ho l'app Waveful, no, non so cosa sia, di che si tratta? È un social, no, io i social che ho sono questi e già sono fin troppi, non riesco a starli neppure dietro. Qua ci sono tutti i contatti, quindi se vuoi aggiungermi, sei qualcuno di questi social, tra l'altro su Instagram metto e su Twitter metto di solito gli annunci per le live, quindi per stare sempre aggiornati. Allora, qui ci sono le rovine. Facciamo un bel salvataggio.
E massima attenzione perché qua è interessante. Qua si parla dell'antica storia di Star Wars, quindi per ogni fan che si rispetti, Instagram lasciato. Grazie, ora poi ti appena finisco la live ti seguo di rimando. Tra l'altro, anche se questo gioco non è più canonico teoricamente, perché appunto è prima dell'acquisizione della Disney, tutto quello che sta succedendo qui, o meglio, un popolo che verrà descritto fra poco e che è fondamentale per la storia di Star Wars, è stato reso di nuovo canonico dalla recente serie TV Andor, perché viene citata lì. Quindi ecco, è interessante anche per questo. Antico droide. Questo droide parla una lingua che non riconosci. Se vuoi provare Waveful si diventa creatori con 5.000 visualizzazioni. Magari mi segno il nome e do un'occhiata, però ripeto, non è che io usi tanto i social, non sono così social come persona, li uso più che altro per pubblicizzare il canale. Che lingua è? Che stai cercando di dire? Questo droide parla una lingua che non riconosce, tra l'altro diversa da quella di prima. Bastila, hai idea di cosa stia dicendo questo droide? Droid is trying to communicate with us by cycling through a variety of languages. Each time it spoke, it was using a very different alien dialect. The droid can probably understand us. The only problem is it may not have been programmed with the phonemes of a language we can understand. Posso riprodurre qualsiasi lingua parlata dagli schiavi dei costruttori. Parla come Chuba, esattamente Nanni, poco fa stava parlando la lingua Wookie. Ottimo che l'ha riconosciuta. In pratica ha tentato di parlare con noi in diverse lingue per cercare di farsi capire. Riconosco questa lingua. I recognize this language as well. It's an archaic variant of the Selkath dialect spoken on Manan. But why would a droid on Dantooine be programmed to speak ancient Selkath? La comunicazione era vitale per assicurare che gli schiavi costruissero questo tempio secondo i voleri di costruttori. Tu non sembri appartenere né agli schiavi né ai costruttori, sei simile a colui che è venuto prima. Probabilmente si ho mandato avanti il dialogo, questo lo diceva Bastila, ho sbagliato. Probabilmente si riferisce a Revan, il signor Oscuro e Malak devono aver incontrato questo droide quando si sono addentrati in queste rovine. Sei un guardiano o qualcosa del genere? Sono il supervisore. I costruttori mi programmarono per far rispettare le regole agli schiavi durante la costruzione di questo monumento al potere della Star Forge. Alla fine del progetto tutti gli schiavi vennero eliminati. Io fui riprogrammato per essere d'aiuto nel caso in cui un costruttore dovesse tornare alla ricerca di informazioni sulla Star Forge. Da quanto sei qui? I miei circuiti cronologici hanno registrato più di 10 rivoluzioni dei pianeti più esterni del sistema attorno al Sole da quando i costruttori se ne sono andati. 10 rivoluzioni equivalgono a più di 20.000 anni. Se ciò è vero, allora questo droide è quasi 5.000 anni più vecchio della stessa Repubblica. Ci deve essere un errore. Nessun errore. I costruttori hanno utilizzato la tecnologia della Star Forge per creare i miei circuiti cronologici. I miei calcoli sono infallibili. Quindi stiamo parlando di un droide più vecchio della Repubblica stessa. Chi sono questi costruttori di cui parli in continuazione? I costruttori sono i grandi maestri della galassia, i conquistatori di tutti i mondi, i dominatori dell'impero infinito e i creatori della Star Forge. These builders must have been an extinct people. Though it is strange, there's no record of their existence. Even the archives of the Jedi Academy make no mention of them. In the years before the Republic, the Hutts were a dominant force in the galaxy, but they never constructed an empire. In fact, I know of no species that would fit with this information. Deve essere accaduto qualcosa che ha fatto scomparire questi costruttori.
L'impero dei costruttori è infinito e sempiterno. Nessuno può contrastare la loro forza e il potere della Starforge. Cos'è la Starforge? La Starforge è la gloria dei costruttori, l'apice del loro infinito impero, una macchina dotata di una forza invincibile, uno strumento di conquista impossibile da fermare. Ma cos'è? Qual è la sua funzione? La Starforge è la gloria dei costruttori, l'apice del loro infinito impero, una macchina dotata di una forza invincibile, uno strumento di conquista impossibile da fermare. The droid is obviously not programmed with the knowledge we seek. The Starforge sounds like some type of weapon, perhaps. In fact, it could be anything. Io mi sono cancellata da Wayful perché c'era uno che disturbava. Io non l'avevo onestamente mai sentito nominare, ma appunto io non sono un esperto. Potrebbe essere stata forse una fabbrica di armi o qualcosa del genere? Maybe. That might explain how the Sith were able to amass a fleet so quickly. But I suspect the Starforge is more powerful than a mere factory. Maybe the droid has more information we can use. It seems to respond to you. Perhaps you should ask it something else. Dove possiamo trovare la Starforge? Ora che gli schiavi non ci sono più, il mio compito è di aiutare chiunque sia in cerca di informazioni sulla Starforge, sempre che ne sia degno. Quelli che vennero prima di voi, quelli somiglianti a voi, non costruttori o schiavi, cercavano informazioni sulla Starforge, e sì, si dimostrarono degni di averle. Scoprirono i segreti della Starforge custoditi dietro la porta sigillata alle mie spalle. Al contrario, ci fu chi fallì in questa ricerca, finendo per pagare con la vita. The droid must be talking about poor Nemo. The council sent him here to investigate, and it cost him his life. Fosti tu ad uccidere il Jedi laggiù? Io non sono programmato per combattere, non fui io a ucciderlo. Le difese di questo tempio distruggono chiunque non sia ritenuto degno di accedere alle conoscenze della Starforge. Come posso provare di essere degno? Puoi entrare nei campi di prova est e ovest. Chi capirà il volere dei costruttori al loro interno potrà avere accesso ai loro segreti e aprire le porte. Eh sì, ci siamo quasi, Nanni. Ma chi fallirà sarà distrutto dal potere stesso del tempio. Non sono programmato per dire altro. Revan and Malak unlocked the sealed door and uncovered the secrets of the Starforge. Now Malak is using the Starforge to fuel his conquest of the Republic. We have to find out what they uncovered. We have to find a way to unseal these doors to learn more about the Starforge. The Republic is depending on us. Ok, superiamo le prove. Droide guardiano. È piuttosto forte. E ha anche un raggio di carbonite per congelarci. Bastila dovrebbe avere un potere di stordimento droide. Eccolo qua, infatti. Disattivazione droide, facciamoglielo usare. Col potere di disturbo droide. Sì, mazzate su mazzate. Anzi, laserate. Come puoi vedere, Alexander, il combattimento è in tempo reale, ma si può mettere in pausa in qualsiasi momento e dare gli ordini, quindi è praticamente come se fosse a turni.
E questo è andato. Antico terminale. Grazie, Nanni. L'antico computer emette degli strani suoni non appena ti ci avvicini. Lo schermo si accende e un'enorme quantità di caratteri incomprensibili iniziano ad affollare lo schermo. Allora, premo un pulsante, premo tanti pulsanti a caso, provo a parlare al computer, do un calcio al computer, oppure abilità computer, provo a inserirmi nell'antico sistema. La mia abilità computer non è molto alta, soltanto 3, quindi non credo che funzionerà, ma ci provo. Fallimento. Considerata la tua nulla conoscenza del sistema e una chiara incapacità nel leggere le scritte sul monitor, il tuo tentativo è destinato a fallire. Calcio, calcio. Va bene, calcio sia. Dai un calcio al computer, ti fai male un piede. Fantastico. Prova a parlare al computer. Il computer sembra zittirsi, quindi sullo schermo iniziano ad apparire dei caratteri estremamente inusuali. Il computer emette una rapida sequenza di suoni. Senti uno di quei suoni riprodotto anche dal tuo datapad. Una piccola fessura per dati si apre di fronte all'antico macchinario. Inserisci il datapad nel contenitore. Il computer sembra essersi collegato al tuo datapad. Lo schermo si ripulisce nuovamente e sullo schermo iniziano ad apparire dei caratteri familiari. Irski, Yusuf, Ojwin, Ozoi, Chachuf. Prova a parlare al computer. Il computer si zittisce nuovamente. Odi solo lieve ronzio. Sembra che stia elaborando dei dati presenti sul tuo datapad. Il tuo datapad viene espulso dalla periferica. La macchina sembra spegnersi per un attimo prima di riaccendersi con rinnovato vigore. Elaborazione dati completata. Analisi del linguaggio. Anzi, completata analisi del linguaggio. Quesito. Identificare i tre principali tipi di mondi che portano alla morte. È un quiz. Direi desertico, vulcanico e brullo. Sigillo della morte aperto. E questa prova è superata, piuttosto facile. Prova numero 2. Anche qua, qui è crollato tutto, tra l'altro. Anche qua un droide, tra l'altro con scudo. Facciamo sempre utilizzare il potere a Bastila. Tukart usa gli attacchi di potenza. E io lo prendo ammazzato. Distrutto. Questo non gli ho dato neanche il tempo di reagire. Molto utile il potere per bloccare i droidi. Altro antico terminale. L'antico computer emette degli strani suoni, ma non appena ti avvicini. Lo schermo si accende, un'enorme quantità di caratteri incomprensibili iniziano ad affollare lo schermo. Ok, stessa identica cosa. Provo a parlare al computer. Inserisco il datapad. Provo a parlare al computer. Stavolta non gli diamo un calcio. Identificare i tre principali tipi di mondi che permettono alla vita di nascere. Oceanico, terreno erboso, arboreo. Sigillo della vita, aperto. E anche questa è fatta. Ah, qui c'è un relitto, tra l'altro. Ah, parti per droide. Quindi c'era un altro droide qui che è stato abbattuto dal crawl. Ok. Ce l'abbiamo fatta. Ah, qui possiamo esaminare i resti di Nemo. Veste da cavaliere Jedi e cristallo Sigil. Wow, questo sì che è molto interessante. Finalmente ci togliamo l'armatura. Bah,
In effetti no, l'armatura in fibre ciani che sto utilizzando ora è nettamente più forte. Quindi me la tengo assolutamente. Ah, vediamo se posso fargli qualche altra domanda. Tutta roba già chiesta. Ok. La porta si è aperta da sola. Ok, prima di scoprire i segreti dei costruttori, faccio 2 minuti di pausa, torno subito. E rieccomi qua, gente. Ok, siamo pronti per scoprire il passato della galassia di Star Wars. Cosa parli? This is a map, some sort of intergalactic navigational chart. Revan and Malak must have used this to lead them to the Starforge. We could use this map to follow their path and find the Starforge ourselves, but we must be wary.
They may have laid traps or concealed what they found. Ancora non riesco a capire cosa sia la Starforge. Quale dovrebbe essere la sua funzione? I don't know, but Revan and Malak were very interested in finding it. It must be a tool of some type, or maybe a weapon. Perhaps the council can tell us more. But I think this map might be the key to finding the Starforge, whatever it is. See this world here? This looks like Korriban, a Sith world. And if that's Korriban, then this is Kashyyyk, and Tatooine, and here's Manaan. But there are pieces missing. Incomplete hyperspace coordinates, corrupted data, and there doesn't seem to be anything indicating where the Starforge itself might be. Forse in quei mondi troveremo altri indizi. I was thinking that too. This map can't take us to the Starforge, but I know that Revan and Malak visited Korriban at least once. Perhaps they discovered something more there. They may have found something on each of the other worlds that completed this map. Maybe if we find all the pieces, they'll lead us to the Starforge in some way to destroy it. That sounds like quite a supposition. What if you're wrong? What if I'm right? We can't ignore this. Finding the Starforge might very well be the key to defeating the Sith. We must inform the Council of what we've discovered. They must decide our next course of action. Though I suspect our task has only just begun. Quindi in pratica abbiamo scoperto... Bella questa map. Abbiamo scoperto che c'è questa antica razza, chiamata i Costruttori, che prima della nascita della Repubblica, quindi prima dei Jedi, prima di tutto, dominava la galassia e aveva queste, diciamo che schiavizzava le altre razze, per esempio per fargli costruire luoghi come questo. Hai provato il tuo valore, la porta si è aperta. Se vuoi scoprire i segreti della Starforge dovrai entrare nella stanza che giace oltre quella porta. Va bene, andiamo a parlare col consiglio dei Jedi e vediamo che hanno da dire in merito. Bastila sembra avere qualcosa in mente, probabilmente dovresti parlarne con lei. Parla con Bastila. How can I help? Sembra quasi che qualcosa ti preoccupi. No, not bothering me. Not exactly. I've been thinking about what the Jedi Council said about the two of us. There is a bond between us, I do not dispute that. I can feel it, as I'm sure you can. The nature of that bond and its effect on our mission remain in question. Penso che il tuo interesse vada oltre il legame che c'è tra di noi. Please, I'm a Jedi. Such feelings, such attractions are rather beneath me, quite frankly. I admit, I find you intriguing. I mean, I find your command of the Force intriguing, but my interest in you is purely academic. Surely you can understand why. Our fates are certo, Bastila, certo. So connected that a literal bond has been forged between us. I saw your service records when you were transferred aboard the Ender Spire, but nothing beyond that. I know very little about you. I'd like to ask you some questions, given our relationship. Il nostro rapporto? Cos'è questo? Una sorta di approccio mal riuscito? I was referring to the bond we share, the one the Jedi Council spoke of. If I was actually interested in you, rest assured I could come up with a much better approach than this. Oh, devo aver toccato un nervo, eh?
Touched a nerve? No. Getting on my nerves? Most definitely. I suppose this is what you men consider being witty. Are you going to answer my questions, or would you rather just keep annoying me? D'accordo, risponderò ad alcune domande. Don't worry, these are simple questions, nothing too intrusive. First, what kind of background do you have? Sono un atto in forma umana che trama per rovesciare la Repubblica. Niente di stravagante, sono un soldato. Good. On which planet were you born? Deralia è un sistema lontano, perché? Excellent. The current age is? Non era tutto sul mio stato di servizio? Yes. Well, the truth is, I was studying how you responded to my questions. Your reactions helped me judge you. This was a test for me to learn more about your character. E cosa avresti scoperto? You were honest, which is good. And you treated this as a serious matter, which it is. This bond we share will shape both our destinies. It is not to be taken lightly. But I imagine you've had enough questions for a while. So many things have happened to you since Taris. It's probably a lot for you to absorb. We can speak again later, after you've had time to think about all this. Vediamo se anche Kurt vuole parlare. Yes, what's up? Sì, sei stato molto tranquillo prima, sai? Have I been quiet? Suppose I have. I guess I just don't like being left out of the loop. Fuori dal giro? Non capisco. Left out of the loop, you know, not being told anything, strung along. It's really starting to irritate me. For one thing, I want to know what the Jedi Council said to you. They pulled you in there and refused to tell me a thing about it. That is none of your concern, Karth. And you would do well to leave the matter be. I respect you, Bastila, but you've been as closed-mouthed as the rest of the Council. If you won't talk to me, then maybe somebody else will. Perché quello che fanno i Jedi dovrebbe sembrarti strano? I may not know much about the Jedi, but I do know they aren't famous for taking on old Padawans and sending them on dangerous assignments. Hanno detto che c'è un legame tra me e Bastila. A bond? What kind of bond? You mean to say that they told you that you were tied to Bastila in some way? I have trouble believing that. You're a neophyte Padawan who's been saddled with the responsibility of tracking down these star maps. Why? That's not normal. I am not trying to provoke you or to imply that you're somehow responsible for the Jedi Council, but give me a hand here. There has to be a reason. Stai dicendo che non c'è bisogno di me? No, I didn't mean that you weren't wanted or that I want to go. It's just... Damn it! Well, I'll tell you this much, I'm not gonna wait around until I'm betrayed again. Non ti tradirò, io non sono Saul. Saul è il suo vecchio comandante che si è unito ai Sith e l'ha tradito. Yeah, we'll just see about that, won't we? Look, I didn't mean it that way, I wanna get to Saul, not... No, forget it. It just seems that all I can do is insult you, isn't it? Just forget I said anything, let's just get on with what we were doing. Che rompicoglioni che carta a volte. Greetings, young Padawan. Allora, consiglio Jedi da questa parte. Avevo trovato anche un altro cristallo per spada laser, quindi direi di provare a utilizzarlo. Anzi, dirò di più, visto che abbiamo nuove spade, riorganizziamoci. Allora, spada laser,
mettiamo un cristallo blu, cristallo Rubat, visto che ne abbiamo due. Ah, il momento, mi sembra giusto, visto che stiamo modificando una spada laser ed è un momento che richiede grande concentrazione. Diapason, sia tutti pronti. Ed eccolo qua, il momento zen. Ok, procediamo con la costruzione delle spade. Allora, questo mette lo stordimento e quindi lo aggiungiamo. Togliamo il cristallo verde da qui e lo sostituiamo con uno rosso, direi. E a questa spada laser blu mettiamo il cristallo verde, cristallo Rubat, cristallo Sigil. Così abbiamo due spade laser potenziate, una blu e una verde. E alla spada laser a doppia lama che ridiamo a Bastila gli mettiamo il famoso cristallo giallo. Di gran classe come sempre, grazie. Mi ha ispirato, credo che implementerò la campana tibetana non appena potrò. Ah, fantastico! Anch'io ho una campana tibetana, tra l'altro. Potrei aggiungerla alle ricompense, però ecco, il diapason è più comodo da utilizzare. Allora. Spada laser verde. Spada laser blu. E a Bastila ridiamo la spada laser a doppia lama, non potenziata. Ah, e gli togliamo gli abiti e le mettiamo veste da cavaliere Jedi. A lui diamo questi guanti stabilizzatori che aumentano l'abilità di demolizione. Metticela, ok. Mi addestrerò un po' nell'utilizzarla e aggiungerò anche la campana tibetana, sarà fatto. Vediamo qui, volontà più 2. Gli diamo... Esplosione di potenza migliorata. Cos'era l'esplosione di potenza? Ah, ce l'ha già al massimo, tanto. Ok. E a Bastila diamo invece la fascia frontale verpina, che è la stessa che abbiamo noi. Ok. E finalmente ho la mia doppia spada laser.
Ah, nel frattempo ho cambiato il vestito di Bastila, come potete vedere. E siamo pronti per il consiglio Jedi. Ah, you have returned, young Padawan. Have you discovered what it was that Revan and Malak sought in those ruins? Abbiamo trovato una mappa stellare incompleta e una citazione di qualcosa chiamato Star Forge. This news of a Star Forge is disturbing. Action is required, but we must not do so in haste. We must discuss recent events in light of this new information. We should consult the Jedi archives to see if there's any mention of the Star Forge and what it might do. We must learn why Revan and Malak sought it out. Return to your ship with Bastila, and we will summon you when we are done. Padawan, you have done well in discovering the star map hidden within the ancient ruins. But there is more you must do in the battle against Malak and the Sith. We Jedi know victory over the Sith will not come through martial might. The Council has a mission for you, Padawan. I've consulted our vast archives in an effort to discover the nature of this Star Forge. But all my efforts have been in vain. Still, the Council are in agreement. The Star Forge must be found. Revan and Malak sought it out when they began their tragic fall. The Star Forge is surely a powerful tool of the dark side. The star map in the ruins showed you four planets, but it was incomplete. It did not show the location of the Star Forge itself. We believe there may be similar star maps on other planets. Each star map is likely a small piece of a larger puzzle. Find the star maps on Kashyyyk, Tatooine, Manan, and Korriban, and we believe they will lead you to the Star Forge. Sono pronto a seguire il volere del Consiglio. The Jedi numbers have been ravaged by this war. By defections to Malak's cause, and by Sith assassins. But we realize the importance of this mission. Yet if we send a company of Jedi Knights with you, we would surely draw the full attention of Malak and the Sith, dooming your efforts to failure. Intendete dire che dovrò affrontare questa missione da solo? Secrecy is our best defense against the Sith. But it would be foolish to send you on this quest without someone to aid you, young Padawan. Bastila will accompany you, for there is a powerful connection between you two. A connection that might be the key to unraveling the mysteries uncovered by Revan. And Juhani has also asked to accompany you. After long deliberation, we have granted her request. Juhani nearly fell to the dark side. Perhaps her presence will serve as a reminder to you of the dangers of that path. Ottimo, Bastila e la donna gatto. C'è qualcun altro che volete affibbiarmi? Ok, no, vorrei che anche qualcun altro si unisse a me. Of course, those who aided you on Taris will also come. They possess skills you may find useful in your quest. Remember that secrecy and discretion are paramount to your success. You will not be able to hide the fact that you are a Jedi, nor should you. But the true nature of your mission must not reach Malak's ears. You may return here at any time. Tatooine will be a sanctuary for you, a safe haven. Here you can find supplies and whatever advice or other aid we may give you. Potete contare su di me, non fallirò. Il fascino delle texture hand paintate è inestimabile, secondo me, ancora oggi. Sì, sì, sono assolutamente d'accordo. Affascinante, come direbbe il signor Spack. You can leave whenever you wish, the sooner the better. The longer you wait, the stronger Malak becomes. But first, a warning, young Padawan. The lure of the dark side is difficult to resist. I fear this quest to find the Star Forge could lead you down an all too familiar path. The fate of the galaxy is in your hands, young Padawan. We pray you are up to the challenge. May the Force be with you. Aggiunta una sezione al diario.
Consiglio Jedi ti è incaricato di scoprire, di ricercare le antiche mappe stellari disperse nella galassia, nella speranza di scoprire l'ubicazione della misteriosa Starforge come Revan e Malak fecero prima di te. Che bellezza. Quindi in pratica abbiamo il destino della galassia sulle nostre spalle. Siamo soltanto un giovane Padawan. Eccezionale. Vediamo se ci possono dare qualche altra informazione. I have heard that the Sandrals and Metallis have agreed to cooperation in the construction of a new estate to house their children. Apparently, a son of one family and the daughter of the other are getting married. I also hear that we have you to thank for this happy occurrence. I am glad that you are using the authority our order wields to achieve some measure of good. You must not fail in your mission. Find the star maps that lead to the Star Forge. This is the only way to stop Malak and his unica disperata speranza. You and Bastila are the galaxy's last desperate hope. But beware that dark side. Bastila will guide you, but she herself is young and new to the ways of the Jedi. You must help her as much as she helps you. The fate of the galaxy is in your hands, young Padawan. We pray you are up to the challenge. May the Force be with you. I must congratulate you on your actions. You have saved Jahani and brought her back into the Order, and have given us all great hope for your future success. May the Force be with you as you continue your training. It is well that you are still alive, Padawan, in that you have not yet managed to fail us completely. Why is it that you are now bothering me instead of seeking sempre out molto gentile. Perché il Consiglio non fa nulla contro i predoni mandaloriani? So you heard about them, did you? They've been harmless up till now. It's tragic that someone had to die before we took action. You have our leave to deal with the murdering raiders, should you encounter them. It is well that you are still alive. You have a mission. The Council has placed the fate of the galaxy within your hands. I pray both you and Bastila are able to emerge from this ordeal as servants of the light. May the Force be with you, young Padawan. Altro questo sbaglia anche l'accento, lo chiama Bastila. May the Force be with you in your quest. Greetings, young Padawan. As chronicler, you should ponder the history of... Non preoccupatevi, troverò un modo per fermare i Sith. Your confidence is admirable, but you must guard against pride and arrogance. These lead to the dark side. Revan's tale shows us how even the greatest of Jedi can fall to the dark side. You must always be on guard against the evil that dwells within you. Think hard upon this lesson. Ci penserò, maestro Dorak. May the Force be with you. Ok, parliamo con la tizia qui fuori e poi torniamo alla nave per fare il punto della situazione. Greetings, young Padawan. With power, I wish you... Niente, dice sempre le stesse stronzate. Ok, una partita a Pazak prima di andar via. Anche perché prima di andare sul primo pianeta andremo alla stazione su Yavin, che è un'aggiunta della versione PC, dove c'è il tizio che vende le armi migliori del gioco, quindi sono molto 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 costose. Quindi un po' di crediti extra faranno sicuramente bene. Ah, finito i soldi e scommette le carte. Volentieri, qualche carta extra mi fa sicuramente comodo.
direi di restare fermi a 19 per sicurezza. Parità. Ah. Pareggio, almeno. Sto avendo culo una volta ogni tanto. Anch'io, ottimo. Ok, non ho una carta da 2, quindi ma potrei rischiare, visto che queste valgono anche meno. Cioè, si può fare l'inversione di valore. Però non so, proviamo a passare. Vediamo a quanto arriva lui. E te pareva, a 20. Ok, chi vince questa vince tutto. Ottimo. Ma che culo, maledetto. Ora lui ha pure una carta e io niente. Se questa la vinco non è per abilità, ma per fortuna a questo punto. 19, direi di fermarmi. Ma dai, ma che schifo. No, questo qui bara, ne sono sicuro. Riproviamo. Buon inizio. Cazzo, non ho una carta meno 2. Che faccio? Provo un meno 4, arrivo a 18 e vediamo che succede, oppure non la spreco. Ma direi di non sprecarla, anche perché lui potrebbe fare 20 e fregarmi lo stesso. Grande giocatore di Pazak, non vedo come ti potrei battere. Come segno del mio apprezzamento per le partite giocate bene, ti prego di prendere queste carte. Forse ti saranno più utili di quanto lo siano state per me. Chissà se si può rifare. No, non posso più giocare con lui. Vediamo se ha delle carte da vendere. La più o meno 2 potrebbe servire. Però mi ha dato delle carte, non so quali siano, quindi per non comprare delle doppione per adesso lascio stare. E procediamo verso la nave. Ricordavo ci fossero molte più missioni qui su Dantooine, ma in realtà mi confondevo con il 2, perché anche il 2 ha Dantooine come pianeta esplorabile, diciamo.
Padawan, consentimi di parlarti. Girano voci sul tuo recente incontro con il Consiglio Jedi. Si dice che ti manderanno in missione per aiutarci contro Malak e i Sith. Ciao Darth, mi ritiro, alla prossima e buon proseguo. Grazie a te Nanni, grazie a te veramente per i beat, per essere stato qui, per le battute che ci stanno sempre. Grazie veramente per la partecipazione. Aspetta che ti faccio un altro shoutout, stavolta senza chiocciola. Eccolo qua. E che la forza sia con te, ovviamente. Alla prossima. Come sai che il consiglio mi ha affidato una missione? Grazie, Nanni. Ho visto entrare nelle sale del consiglio, ci sei rimasto un po' e ho pensato che ti abbiano affidato una missione. Cerca di capire, non ti sto chiedendo di rivelare qualcosa che possa mettere in pericolo l'ordine della Repubblica. Qualunque missione ti abbia affidato il consiglio riguarda solo le tue orecchie, non le mie. Volevo solo augurarti buona fortuna e avvertirti di stare in guardia. Là fuori il male e il pericolo sono ovunque. I Sith non sono gli unici servitori del lato oscuro. Cosa può essere il più pericoloso dei Sith? Maestro Dorak mi ha addestrato per succedergli come cronista qui all'Accademia. Durante i miei studi ho incontrato storie di creature che sono nate dal lato oscuro, mostri di pura malvagità. Peggiore di questi abomini è il Terren Tatek, una bestia che si nutre del sangue di chi è potente nella forza. Nei secoli molti Jedi sono caduti per la loro fame insaziabile. Cosa rende questa creatura tanto pericolosa? Il Terren Tatek è un predatore, noi Jedi siamo la sua preda. È incredibilmente forte, con un'astuzia primitiva ed ha una resistenza innata alla forza. Alcuni credono che il Terren Tatek sia un mostro allevato dagli antichi Sith e diffuso nella galassia per distruggere i Jedi. Fortunatamente il Terren Tatek è piuttosto raro, vive solo nei luoghi più oscuri e pericolosi. Non a caso non se ne vede uno da 40 anni. Sembra che siano estinti. Non è la prima volta che i Terren Tatek scompaiono per lunghi periodi di tempo. Molti credono che possano stare in letargo per anni, solo per svegliarsi e tornare a caccia quando il potere del lato oscuro raggiunge il culmine. Temo che la salita di Malak possa aver svegliato queste creature dal loro stato letargico. Quando i Sith saranno sconfitti, non mi sorprenderei se il Consiglio organizzasse un'altra grande caccia per cercare di sterminarli tutti. La grande caccia? Cos'è? La Grande Caccia venne organizzata dal Consiglio Jedi poco dopo la guerra contro Exar Kun. I Jedi erano sparsi per la galassia e cercavano di ricostruire nella devastazione. In questo periodo scomparvero molti Jedi, da molti mondi diversi e senza preavviso. Non sapevamo che erano stati uccisi finché non vennero scoperti i loro corpi mutilati. Il Consiglio indagò e scoprì che dietro a quelle morti c'erano i Terren Tatek. Venne deciso che la galassia doveva essere liberata da questi mostri insaziabili, anche se il prezzo fu alto. Quindi i Jedi uccisero queste creature? I Terren Tatek sono un abominio, sono macchine di morte e distruzione assolutamente spietate. Il Consiglio non ebbe altra scelta che distruggerli per il bene superiore della galassia. Molti Jedi si unirono in gruppi e viaggiarono nei pianeti dove si aspettava si annidassero i Terren Tatek. La Grande Caccia non si fermò finché tutte le creature furono uccise, o quasi tutte. C'erano ancora voci di Terren Tatek sul pianeta Korriban, un mondo oscuro che alcuni ritengono sia stata la culla dei Sith. È là che Exar Kun venne corrotto durante la prima guerra dei Sith. Non andarono mai su Korriban. Il Consiglio, temendo che altri Jedi potessero cedere al lato oscuro, dichiararono la Grande Caccia ufficialmente conclusa, anche se tre Jedi vennero incaricati di continuare il lavoro. Perché? Cosa avevano quei tre Jedi di tanto speciale? I Jedi scelti per continuare la caccia autonomamente furono Duron Keldroma, Gunhan Saresh e Shela Nur. Questi tre condividevano un legame potente, ed ognuno di loro era devoto alla luce. Duron Keldroma, il cugino di Ulik e Kel Keldroma. Il Consiglio pensava che assieme sarebbero stati in grado di sconfiggere qualsiasi Terren Tatek che avessero trovato, e che aiutandosi tra di loro avrebbero potuto resistere alle tentazioni di Korriban e le lusinghe del lato oscuro. Ma nessuno di loro sopravvisse. Il loro padrone li sentì unirsi alla forza, padrone, maestro, quando lasciarono questo mondo, ritenne che fossero stati uccisi da uno dei mostri che cercavano. Il Consiglio decise che era troppo pericoloso mandare chiunque altro in cerca dei loro resti, quindi non si sa quale sia stato di preciso la loro sorte, ma che dei loro morti ti siano di avvertimento, Padawan. Grazie dell'avvertimento, sarò prudente.
Un ultimo avvertimento, Padawan. Non sottovalutare il Terentatec. Se lo farai, potresti subire lo stesso destino di coloro che scomparvero dopo la grande caccia. Vediamo se può dirci qualcos'altro. Sto cercando dei cristalli per modificare la mia spada laser. Già ne avevamo parlato. Ok, qui c'è un negozio, andiamolo a visitare e poi salpiamo, per così dire. Credo di doverti fare le mie congratulazioni. Hai deciso di unirti all'ordine dei Jedi, Jedi e Wood Blues. Un altro giovane apprendista pronto a iniziare l'addestramento Jedi. Beh, l'unica cosa che posso dirti è buona fortuna. È sempre bello avere un altro alleato nel lotto contro il male e la corruzione. Se ci fossero più persone come te, un commerciante onesto potrebbe tirare avanti senza problemi. Industrie come la Zerka non esisterebbero nemmeno. Ma ora ascoltami. Scommetto che tu non sia venuto sin qui per ascoltare le mie fandonie sulla malvagità della Zerka Corporation. Cosa posso fare per te? Che notizia hai dai predoni mandaloriani? Criminali principalmente, scarti umani provenienti dalle guerre mandaloriane. Hanno perso i loro eserciti e i loro mondi e ora si aggirano per la galassia razziando villaggi e avamposti. Qualsiasi base ben protetta reggerebbe un loro attacco. Questa enclave, per esempio, non potrebbe mai cadere sotto un loro attacco. Per i contadini, invece, rappresentano un serio problema. Sono un peso per la popolazione civile, esattamente come la Zerka Corp. Ma torniamo a noi. Vorrei vedere che cosa hai in vendita. Vediamo se ha qualcosa di utile. Niente di veramente utile. Vediamo se possiamo invece vendere qualcosa. Ok, direi che va bene così. Possiamo tornare alla Ebon Hawk finalmente. E qui abbiamo modo di parlare un po' con tutti i personaggi. Mi stavo chiedendo se avessi ancora delle storie di guerra. You want another war story, huh? You want to hear about some other world getting wasted, eh? I knew you were the type. Your stagnant republic has never seen some of the strange creatures and races we fought on the outer rim in those years. And you never will now. Cosa vuoi dire? If a world isn't strong enough to defend itself, it's basically forfeit. But this story is about something a little different. We were going through the asteroid fields of the Crispin system at the very edge of the galaxy, playing with the pirates and smugglers we found there. The main belt in the Crispin system consists of mainly small rocks covered in frozen methane gas shells, and the pirates were using them for cover. I remember using a thermal generator to cause the outer layer of one of the asteroids to vaporize in a picosecond. It blew out and shredded the three smugglers using it for cover. But that was a mistake. Perché? Che cosa è successo? The asteroid I had targeted was smaller than most, maybe a dozen meters on the side. On the outside, it looked the same as any other, just a ball covered in frozen gas. But something must have been inside it, something inactive. The cold.
The heat of my blast might have triggered something or woken something up. After I'd hit it, spots of light and heat appeared all over the thin shell, still covering it, evaporating the gases. What lay underneath looked like some sort of rocky growth. A deformed rock, pitted by scores of micrometeorite scars. I think something even older might have been inside that. Un asteroide? Maybe, but maybe not. It started rotating faster and faster as we watched it. After a second, it started spraying fire, thermal projectiles that melted our armor like wax. We were caught completely by surprise. Before we could counterattack, it fled at an incredible speed. Una nave. We couldn't catch it, but we could follow its hyperspace wake. We followed its trail as far as we could, heading away from the galactic core. When it finally led beyond the edge of our galaxy, we abandoned our efforts. Anything that wants to commit suicide in that great void is not worth our trouble trying to catch. That's the only story I have for now. I'll tell you some more stuff later if we get the chance. Is there something else you want to know? Puoi darmi degli stimolanti surrenali? Stimulants make a warrior out of even the weakest human. Here's a speed-boosting stimulant to help you get quicker. There anything else you need? Mi stavo chiedendo se avessi ancora storie di guerra. I don't have as many strange stories like the last one I told you, but I do have a couple about me and the stuff I've done. In one battle above the world of Althea, my unit managed to defeat a force of Althea 10 times our own size. That battle gained me command of an entire subsect of my clan. Raccontami la storia. For 5 days they had managed to hold off our forces, keeping us to the outer rings of their world, preventing us from attacking it directly. My task was to assault one of their flanks with a false attack. The Althea would be drawn out by the units I had sent in. Once they had surrounded those units, the bulk of my forces would attack from the rear and defeat them in detail. E ha funzionato? Things didn't go as I had planned. I saw an opening, a mistake they had made in the disposition of their forces, and took it. While fending off our main force, they had let their fleet split in two. The center of their entire fleet was left exposed. I turned my forces and assaulted the center of their fleet, decimating them. Sei stato un grande guerriero, Kanderos. Their slow, ponderous ship could not turn to face us without being overwhelmed. The command vessels were destroyed in seconds. Their ranks were thrown into chaos. It was amusing to watch the surviving ships scatter and flee. Several even tried to dive through the plane of the rings to escape us. They were shredded by the rings, or crashed into rocks, or were destroyed by our forces as we pursued them. Warriors do not flee from a battle if they are losing. They fight to the end, as we did against your Jedi Revan. Another time, maybe, I'll tell you about how the war with the Republic went. For now, let's just get on with things. Is there something else you want to know? Your choice. Nient'altro per adesso. If you want something done right. Thank you.
No problem. Didn't work. Questa è la mappa della galassia, il computer di bordo per la navigazione della Ebon Hawk. Quando siete pronti per lasciare Dantooine potete usare la mappa della galassia per viaggiare su altri pianeti intorno alla galassia. C'è ancora una destinazione memorizzata nel computer della Ebon Hawk dall'ultima volta che Davik l'ha usata. Ok, chiacchieriamo un po' con l'equipaggio e poi si parte. Carta, non ha niente da dire. C'è qualcosa che vuoi chiedermi? How did you know? Bene, continua a fissarmi. Vedi niente che ti piace? You are easily the vainest, most arrogant man I have ever met. Besides, I know you can't be serious, since I was purposefully not staring in your direction. I am a Jedi, remember? I have far too much mental discipline to reveal what goes on inside my mind with such obvious physical clues. My thoughts remain hidden, including whatever my feelings are for you. Whatever I think about you. Sei così carina quando sei imbarazzata. Why must you be so impossibly infuriating? You know very well what I am really talking about. I am referring to the bond between us, the one the Jedi Council spoke of. Our connection allows us glimpses into each other's mind. We can feel some of what the other feels, and what I feel within you troubles me. A Padawan must receive considerable training. They must learn to control their emotions and darker impulses. Often it takes years before using the Force can be considered safe. The fact that you are so strong in the Force and have had such relatively little training could have terrible consequences for you and for everyone around you. Puoi avvertirmi quando faccio qualcosa di male, strizzandomi l'occhio una volta se tendo verso il lato oscuro, due se vado verso la luce. Nah, vediamo. Cosa credi che dovrei fare? I don't think there's much you can do. If things were different, I would recommend several years of training under one of the Jedi Masters. But I fear that won't be possible. Thankfully, you've exhibited a degree of compassion and self-control up to this point. I sincerely hope you can maintain these traits in the future. We must all resist the influence of the dark side. It's everything we are fighting against. This is doubly important for you, with your natural affinity for the Force. Tenterò. That's good to hear. Without the proper training, however, I'm afraid you will find the path difficult, even with the best of intentions. There's great danger ahead for both of us. Our destinies are intertwined. Everything one of us does will have consequences for the other. Any reckless behavior on your part is likely to affect me as well. Non farò niente che possa farti del male. I believe you truly mean what you say, for now. But sometimes it is not so easy to keep such promises. Your power could be a gift or a curse. When you need guidance or advice or support, I will do my best to help you stay on the path of the light. Apprezzerei qualunque aiuto tu possa darmi. I only hope I have the wisdom to help you through the dark times. But for now, we should return to our mission. Ok, vediamo se ha qualcos'altro da dire e poi andiamo a parlare con gli altri membri dell'equipaggio. How can I help? No, nulla per adesso. We move on. Vediamo se il buon T3 ha qualcosa da dichiarare. Non parli molto, vero? Chiamami se dovessi avere notizie.
Vorrei farti qualche domanda. Non sai nemmeno cosa stavo per chiederti. Vabbè, niente di utile, mi faccio creare una spina di programmazione. Qua c'è Zalbar. C'è qualcosa che vuoi? Hai qualcos'altro da dire su di te, Zalbar? Onorerò il mio debito di vita, non mi sento di condividere con te più di questo. Missione può dirti di più. Vabbè. Non ti fidi di me, niente di personale. Mi chiedo se potresti aiutarmi con un problema. A meno che tu non voglia che minacci qualcuno o fracassi una porta, dovresti chiederlo a qualcun altro. Voglio che tu mi faccia una granata. Ecco una granata. Conosci qualcosa del pianeta su cui siamo? So che non è il mio pianeta, questo è tutto ciò di cui mi importa. Non c'è niente qui che mi possa interessare. Sempre molto simpatico il buon Zalbar. Juhani. I feel I must apologize for the way I acted towards you before in the grove. It was wrong of me. Hai pensato che il lato oscuro ti avesse consumato? Non è niente. I am sorry for attacking you. I am sorry for thinking you would only try to kill me. I hope that by helping you in your task, I may redeem myself in your eyes and in my own. Non preoccuparti, Giovanni, ti perdono. Thank you. It is most reassuring to know that you can forgive me, even though I try to take your life. Sono proprio un sant'uomo. In our time journeying together, I will succeed. How may I be of a... Mi chiedevo se potevamo parlare. What is it you would like to speak to me about? Come sei diventata una Jedi? How I came to be a Jedi? I am sure you would not find it very interesting. Are you sure you would like to hear? Sì, ti prego, continua. Well, it goes back a number of years. Back on my home world, we did not see Jedi very often, especially where I lived. Come il mondo di Qatar? It was not the home world of the Cathar that I lived on. My parents had long fled from that place. And perhaps that is a story for another time. Rather, it was a human hive world that I was raised on. The hind end of space. A pit of a world, to be sure, where Jedi rarely tread. But we had heard of them. Well, everyone had. So that is not to be unexpected. Champions of truth. Defenders of justice. Heroes of the Republic. It was very easy for a child to be enthralled by their image, their mystique. Maybe I was one of those children. Hai incontrato un Jedi? Yes. Yes, I did. When I saw a Jedi for the first time, they lived up to everything my imagination had created them to be. I was old, and maybe a little enamored. Innamorata? They were quite striking, especially the tales of their leader. From that moment on, I knew that I would have to try to become a Jedi. To lift myself out of the rut I had been living in for years, and to make a real difference, as the Jedi were. The foolish delusions of a child. But this child made it happen. As soon as I was able, I left my world and went in search of them. I found them and was accepted. I had been living my dream on Dantooine for several years before you came, although perhaps I was not entirely ready for it, or not completely suited to the task. Otherwise, I would not have fallen. But thanks to you, I have been redeemed. Perhaps I may yet live to see that dream of mine come true. Come, there is much we should do. Let us not waste time talking. Action is what is needed. Io ti devo salutare che ho da uscire. Ok, Lau, grazie mille per essere stata qui, come sempre. Una buona uscita, buon sabato, buon weekend e buon proseguimento di giornata, ovviamente. Che la forza sia con te. How may I be a... What is it you... I thank you for your concern, but I am still a bit shaken.
Perché? Che cosa non va? I have been thinking about myself, about Quatra, and about my fall to the dark side. I keep thinking that it was my anger that drove me that far, that nearly damned me. I look inside myself now and I can still see it. I still feel it. Forse hai bisogno di più tempo. More time would do me good. Time to distance myself from that anger. I think that is why the council agreed to send me with you. They think perhaps that in your company I will be able to free myself from it. Se mi accorgerò che stai per fare dei passi indietro, interverrò. I thank you for your concern and your acceptance. I will strive to prove that I am worthy of your company. And trust. Ok. Non ho trovato mission. Dov'è? Forse negli altri alloggi personale. Vediamo un po'. Eccola qua. Hey there, what can I do for you? Voglio parlare con te di tuo fratello. I'm sorry for the way I acted before. It's just that when it comes to Lena, I tend to get a little worked up. Che cosa ti ha fatto? My brother and me had a good thing going. Sure, Griff had his run-ins with the law on Terrace, but we got by okay until Lena came and ruined everything. She was a dancer at the cantina where my brother used to go play Pazic. Griff could be a real smooth talker, and it wasn't long before the two of them were dating. But Lena was used to dating rich Teresian nobles, guys with mountains of credits. Griff could never give her the lifestyle she was used to, no matter how hard he worked. Lena lo scaricò? I thought Lena would brush Griff off when she saw how poor he was, but for some reason, she stuck around. I guess she saw the potential for a big payday down the road. Forse era veramente affezionata a Griff. I saw Lena for what she really was, a busty, credit-grubbing cantina rat. She used Griff and took away the only family I had. After they'd been together for a few months, Griff told me he was leaving Terrace. He and Lena were gonna try and make their fortune off-world. He promised as soon as he made enough credits, he'd come back and get me. And we'd all live like royalty. That was 2 years ago. I haven't seen him since. I don't even know where he went. Forse gli è accaduto qualcosa. Oh, I know what happened. As soon as she got him off Taurus, Lena sunk her claws into Griff butt good. She twisted him around her little finger and made him forget all about me. I know I'll probably never see Griff again. Part of the reason I came with you was the hope that I could find out what happened to my brother. Don't worry. I won't let the search for Griff get in the way of what we're doing. Let's just get back to the task at hand. Is there anything else I can help you with? Sai niente del pianeta su cui ci troviamo? I'm not the one you should ask about Dantooine. I didn't even know there was a Jedi Academy here. I always thought it was just a bunch of settlers and farmers. Sorry I can't be more help, you know? Is there anything else I can do for you? Ok. Ok, direi che possiamo fare il primo salto nell'iperspazio. Questi sono i pianeti che possiamo visitare: Yavin, Kashyyyk, Dantooine in cui siamo adesso, Manan, Tatooine e Corriban.
Yavin. Queste coordinate indicano una piccola stazione spaziale orbitante intorno alla gigante gassosa Yavin. In pratica erano le coordinate già presenti nell'iperguida dell'astronave, cioè nel computer di navigazione dell'astronave. Ed è una piccola location extra che non era presente nel gioco di base quando è uscito nell'Xbox, ma è stata aggiunta per la versione PC. Andiamoci subito. Lord Malak, the Star Forge is operating at 200% capacity, far beyond our expectations. I am more interested in the young Jedi Bastila and her battle meditation. Have you learned how she escaped the destruction of Taris? She was aided by Karth Onasi, a decorated war hero of the Republic and a legendary soldier. During the Mandalore Wars, he was honored many times for his bravery. You know this man? Yes, Lord Malak. He served under me when I still followed the Republic. You could say I was his mentor. Interesting. How did you acquire this information, Admiral? An eyewitness, Lord Malak. Kalo Nord, a bounty hunter, was there when Bastila and Karth escaped the planet. Apparently, they left him for dead. A Jedi and a war hero. It's a wonder you survived the encounter. I am hard to kill, Lord Malak. Kalo has agreed to help us capture the young Bastila for a very hefty fee, of course. But I assure you, he is well worth the price. His reputation as a bounty hunter is well earned. Her companions are nothing to me, Kalo. But I desire the young Jedi taken alive, if at all possible. Lord Malak, forgive me. There is something else. May we have a private audience away from the ears of the common soldiers? I trust you are not wasting my time, Admiral Karrath. I promise you will be very interested in what Kalo has to tell you about Bastila's other companions, Lord Malak. Yes, what's on your... I don't really know much about this place. Sorry. You got it. Eccoci arrivati su Yavin. Stavo controllando le nostre provviste nella stiva. C'è qualcosa di strano. Strano, cosa intendi? Qualcuno si è introdotto nel magazzino delle provviste di emergenza. Missione io, abbiamo chiesto a tutti, ma nessuno sa nulla. Meglio controllare le provviste la prossima volta che va nella stiva. Andiamo nella stiva. Che è qui. Stranamente il magazzino di cibo sembra essere stato recentemente messo a soqquadro, nessuno del gruppo l'avrebbe fatto, quindi ci deve essere una qualche altra spiegazione. Esamina le provviste più da vicino. Non ci sono pacchetti lacerati o mezzi mangiati ad indicare che la scomparsa sia dovuta a ratti o parassiti, sembra più che qualche sconosciuto abbia saccheggiato clandestinamente i vostri magazzini. Chiunque sia il ladro è riuscito a evitare di essere scovato da te e dai tuoi compagni, magari una ricerca scrupolosa della nave rivelerà il clandestino. Questo sembra essere un compartimento segreto per il contrabbando, ma senza il codice giusto non puoi aprirlo. Didn't work.
Quindi abbiamo un clandestino a bordo. Credi di udire dei passi dietro di te, ma quando ti fermi ad ascoltare scompaiono. Credi di udire dei passi dietro di te, ma quando ti fermi ad ascoltare scompaiono. Senti dei passi. Sembra che provengano dalla stiva dell'astronave. Sasha. Kipuna. Buona Kipuna. Una ragazzina, da dove vieni? Selima Wanga Kumbikin. Non capisco cosa vuoi dire. Anzi, calmati ragazzina, non ti farò del male. Muchushaka paga. Muchushaka paga, continua a non capirti. Aggrotta le sopracciglia e ti guarda spaesata. Uno strano clandestino ha incontrato una ragazza a bordo della Ibonok, ovviamente una clandestina. La lingua che parla somiglia al mandaloriano, ma è assolutamente incomprensibile. Probabilmente conosce quella lingua, ma di sicuro non sa come usarla, eppure sembra che sia l'unica lingua che conosce. Forse è possibile riuscire a parlare con lei, ma anche buttarla fuori bordo è una possibilità. Puoi dirmi il tuo nome? La ragazza ti guarda in modo strano, sembra confusa. Indichi te stesso. Il mio nome è Elwood Blues. Tu sei? Waba Suba Sasha. Sasha, il tuo nome è Sasha, vero? Annuisce. Da dove vieni, Sasha? Da Taris? Prova a imparare lo strano linguaggio di Sasha. Molte delle parole del tuo strano linguaggio sono mandaloriane. Malrone, è così che dici mandaloriani, quindi li conosce. Li conosci? Mandore. Di solito non ho problemi a comprendere il mandaloriano, ma le tue frasi sono piuttosto confuse. È chiaro che non ti comprende. Come sei entrata nella nave, Sasha? Il nome Lur Arca ti dice niente? E Rundilot Sulem? Prova a imparare lo strano linguaggio. Briestag, che vuol dire? Indica le cose che ti circondano. È qualcosa che si trova qua dentro? La ragazza muove la sua mano a destra e a sinistra, producendo un suono simile a uno swoosh. Bristag. Non capisco dove vuoi arrivare. Esowon? Na Esowon? Indica se stessa. Ti vedo o tu mi vedi? La ragazza si copre il volto con le mani per un attimo. Ma Esowon, tu ti stai nascondendo. Na Esowon significa nascondersi. Capisco, Esowon significa vedere, ma Naesowon significa nascondersi. Non sono riuscito a capire tutto ciò che hai detto, ma credo di aver colto il significato generale. La Esfa, va tutto bene, giusto? Indica uno dei pannelli di servizio. Quel pannello? La Esfa significa dormire? Kipuna, buona notte. Il pannello, tutto questo, è la tua casa. La Esfas vuol dire casa. La ragazza sorride. Bristag, che vuol dire? È qualcosa che si trova qui dentro? Bristag vuol dire nave spaziale, vero? Ti stai nascondendo nell'astronave, è la tua casa, capisco. L'hai già detto, ma potresti cercare di spiegarmi che vuol dire Gondisen? La ragazza ride e ti indica. Qualcosa su di me. Sì, ma che cosa? La ragazza sorride e si tocca la pancia con fare soddisfatto. Gondisen me. È più qualcosa che ti piace. Sì, Gondisen vuol dire che qualcosa ti piace. Ti piaccio, capisco.
Na'abs, mi dicesti questo la prima volta che ci incontrammo. La ragazza si tocca la gamba. Abs vuol dire colpire, giusto? Quindi abs è fare del male. No'ab significa non sto male, giusto? Capisco, no, non ti farò del male. Yum, che razza di parola è questa? Si tratta di una parte della nave, di una stanza? Sì, sta mimando l'atto di masticare qualcosa. Yum vuol dire cibo, giusto? Yum è cibo. Nugis è una frase completa? La ragazza pensa per un attimo, quindi batte verso il basso più volte col suo dito. Il pavimento, Nugis significa pavimento? Si copre la bocca con la mano. Non stai parlando ora? Nugis significa ora. Nugis gis vuol dire non ora o prima. Tu vuoi del cibo, sei affamata. Tabel, cosa vuol dire? La ragazza indica la sua bocca. Tu vuoi che ti racconti una storia riguardo cosa? Quindi Tabel significa parlami di, ho capito. Vuoi sapere qualcosa di me, vero? Batte le mani in maniera euforica. Comunica con Sasha nella sua lingua. Perché sei nascosta sulla mia nave? Sei giunta sulla nave un po' di tempo fa, eri molto spaventata. Perché? Sei fuggita da Mandalorian e ti sei nascosta qui sulla nave? Tu non vuoi andare via, Libonok è la tua casa. Libonok non è la tua casa, Sasha, non la tua prima casa. Parlami della tua casa precedente. Dantooine, Dantooine. C'è qualcuno che, qui che vorrebbe riportarti... Ah, Dantooine, forse qualcuno su Dantooine si ricorda di te? Dopo notevoli sforzi sei riuscito a comunicare con la giovane clandestina, il cui nome è Sasha, e hai saputo il motivo della sua presenza a bordo. A quanto pare è rimasta a lungo prigioniera dei Mandaloriani, abbastanza a lungo da imparare la loro lingua ma nient'altro, ed è fuggita rifugiandosi a bordo della Ibonok. Il suo pianeta d'origine sembra essere Dantooine, forse qualcuno laggiù potrebbe aiutarla? Quindi dovremmo ritornare su Dantooine. Ma intanto scendiamo su Yavin. Chi sei? Cosa vuoi? Riconosco la tua nave, quella di Davik, vero? Ma chi sei tu? Sei nuovo? Sì, sono nuovo, molto nuovo. Non sembri un Trandoshan e non lavori per Davik. Chi sei? Cosa vuoi? Sto cercando di salvare la galassia dalla minaccia dei Sith. Sith? Non se ne vedono da almeno 50 anni, dall'ultima guerra. Non vedo perché dovrebbero prendere l'abitudine di farlo proprio adesso. I miei contatti con i Sith sono storia vecchia, non mi interesso di politica, quindi se prometti di non agitarti troppo, ti faccio entrare. Sarà bello scambiare due chiacchiere con qualcuno una volta tanto. I Trandoshani e i contrabbandieri non sono conversatori molto brillanti. Trandoshani e contrabbandieri, di cosa stai parlando? Vengono qui di tanto in tanto, è così che mantengo i contatti col mondo, ma il dialetto Trandoshan è un po' difficile da seguire, la loro immaginazione è un po' limitata. Ma i contrabbandieri non sono molto meglio. Ascolta, mi sento un po' stupido a parlare attraverso la porta. Se hai un attimo di pazienza, apro questa dannata cosa così possiamo parlare faccia a faccia. Devo solo sbloccare questo dannato lucchetto, continua a incepparsi. Ecco fatto, Ichuta. Che poi Ichuta dovrebbe essere una parolaccia in Star Wars, o comunque un'offesa.
Non sei come mi aspettavo, troppo umano. Non se ne vedono molti come te da queste parti. Non dalla fine della guerra, in ogni caso. Cosa ti porta qui? Sono in missione per conto del Consiglio Jedi. Chissà se questa è una citazione dei Blues Brothers. Il Consiglio Jedi? Non dirmi che sei uno Jedi, non è proprio l'aria. Io sono un Jedi. Ehi, ehi, non ho mai detto di dubitare di te. Solo beh, non è che ci siano folle di Jedi in giro da queste parti. Non dopo quello che è successo l'ultima volta. Cosa è successo prima? Cosa? Non dirmi che voi ragazzini non sapete nulla di Ex Arcuna e della guerra. D'altro canto ho sentito che ci sono stati un po' di problemi di recente. Illuminami su Ex Arcuna. Ex Arcuna era uno Jedi all'inizio almeno. Venne qui su Yavin e atterrò sulla quarta luna, quella che vedi dal finestrino. Qui esistevano alcuni antichi templi Sith, grazie ai quali Ex Arcuna acquisì terribili poteri. Egli immobilitò i Sith e dichiarò guerra alla Repubblica. Un po' quello che sta succedendo oggigiorno. Ma Ex Arcuna era molto più potente di qualsiasi altro signore dei Sith apparso in seguito. La terra tremava sotto il suo piede. Quando ti guardava, tu non... Ma ecco, è passato ormai. La mia vita è qui a trafficare con la roba che ho trovato tra le rovine e quella che mi portano i Trandoshani. Chi sono i Trandoshani? Trandoshani, mercenari e cacciatori di taglie. Feccia per lo più. Somigliano a grosse lucertole a due zampe. Capisco, somigliano ai rodiani. No, molto peggio dei rodiani. I Trandoshani sono creature brutte e disgustose, ma non è saggio dirglielo in faccia. Ti strapperebbero la testa dal collo, probabilmente. Perché sono qui? Mi hanno trovato qui un paio di anni dopo la fine della guerra. Di solito non mercanteggiano con quelli che trovano tutti soli su stazioni spaziali abbandonate, ma alla fine raggiungemmo un accordo. Io davo loro alcune delle mie invenzioni più utili a prezzi ragionevoli e loro mi rifornivano di cibo e di nuovo materiale. Finora ha funzionato bene per molti anni. Con la fine di Davik però si sono fatti venire strane idee. C'è altro che vuoi sapere? Vorrei farti qualche domanda. Parlami di questo sistema. Quel gigante gassoso è Yavin, non è altro che un ammasso di nuvole. Il solo pianeta interessante è Yavin 4, ed è stato ripulito ben bene. Cosa c'era su Yavin 4? Quando Ex Arcuna diede inizio alla grande guerra dei Sith 50 anni fa, usava Yavin 4 come base e costruì molti templi Sith. Quando fu sconfitto, la Repubblica arrivò e bombardò la superficie del pianeta, distruggendo quasi tutto. Quasi tutto? Puoi ancora trovare qualcosa quella sulla superficie, cose sepolte dai bombardamenti e altre dall'aspetto molto, molto più antico. Sono qui da molto tempo e ho trovato quasi tutto quello che c'era da trovare. Ho portato tutti gli oggetti qui e ci ho lavorato su, facendoli funzionare di nuovo e migliorandoli. Se sei interessato, ho un sacco di roba da vendere, magari da comprare? Non ora. Parlami di questa stazione. Questa stazione è un vecchio deposito della Repubblica dal quale combattevano contro Ex Arcuna. Dopo aver distrutto la superficie di Yavin 4, però non ne avevano più bisogno. Quando se ne andarono, ho deciso di stabilirmi qui e usare questo posto. Non è molto grande, ma è sistemato bene. Ed è vicino a Yavin 4, da cui prendo quasi tutto il mio materiale. In ogni caso, nessuno viene mai qui tranne i contrabbandieri Trandoshani, quindi me ne sto da solo come piace a me. Quindi sei originario di questo sistema? Beh, non esattamente. Vedi, non sono giovane come sembro. In effetti sono piuttosto vecchio. Sono qui dai tempi della guerra, davvero. Dove eri durante la guerra? I Sith hanno costruito un sacco di templi per ordine di Ex Arcuna e serviva molta manodopera, quindi presero degli schiavi. La maggior parte degli schiavi fu messa a lavoro direttamente sugli edifici, ma ci sono molte altre cose necessarie per far funzionare una base planetaria, armi ad esempio. Quindi costrinsero alcuni Baraguin a lavorare nelle loro armerie. Conosci i Baraguin, vero? E io ero uno di quelli che lavoravano sotto i Baraguin. Suppongo si possa dire che avevo del talento. I Baraguin per cui lavoravo mi presero sotto la loro protezione e mi fecero diventare il loro apprendista. Ma quasi tutti morirono quando la Repubblica distrusse il pianeta, quindi non vale la pena pensarci troppo. Chi erano i Baraguin? Non sai chi erano i Baraguin? Sono i migliori dannati mercanti di armi della galassia. Ecco chi sono. Viaggiavano solo nello spazio vendendo armi a miglior offerente prima ancora che la mia razza lasciasse il suo pianeta natale. Le loro armi sono le migliori in assoluto, meglio di quelle della Repubblica e dei Sith. Hai degli altri oggetti Baraguin? Potrei averne un paio, vuoi dare un'occhiata? Non ora. Sai qualcosa a proposito di antiche mappe stellari o della Starforge? Ma sentite nominare, ci sono un sacco di manufatti su Yavin 4, ma nessuna forgia. Se tutto ciò che ti interessa, forse dovresti provare ad un altro sistema.
Come conosci Davik? Veniva qui di tanto in tanto a fare affari, lavorava per lo scambio, contrabbandiere in grande stile. I randosciani stavano attenti a non pestargli i piedi, quindi lo hanno lasciato andare. Ma ora che se n'è andato, le cose sono diventate un po' instabili. Mi sono stancato di farti domande. Hai qualcosa da vendere? Sì, ho un po' di roba in giro, roba che i randosciani e i contrabbandieri mi hanno portato in visione e altre cose che ho assemblato io. Ma non è roba a buon mercato, mi pagano bene per i miei lavori e quello che vendo a te non posso venderlo a loro, giusto? Ma se puoi pagare ho qualche altro oggettino avanzato da mostrarti, ne produco continuamente, quindi se non trovi quello che cerchi puoi provare a tornare più tardi. Ecco, dai un'occhiata. Un minuto di pausa e torno subito. Produce continuamente oggettini, che caruccia, e qui è dove si vengono a spendere i soldi che si accumulano nel gioco. Armatura ombra Baraguin. Armatura leggera. Questa tuta modificabile ha una specialità dei Baraguin, è dotata di una tecnologia di occultamento avanzata che, combinata con un generatore di campo di dissimulazione, consente di confondersi in modo quasi perfetto con l'ambiente da qualsiasi punto di osservazione. Di norma vengono vendute solo a entità governative riconosciute, ma un certo numero di esse ha seguito canali di distribuzione più discutibili. In pratica aumenta la furtività di 4, che non serve a niente. Guanti stabilizzatori che aumentano di 3 la destrezza e deviazione ai colpi di blaster più 5. Ecco, questi sono veramente eccezionali, peccato che non mi bastano i crediti. Sai giocare a Pazak per caso? Pazak è gioco di carte? Sì, in effetti sì, uno dei contrabbandieri acquatici che vengono qua di solito e adora giocare, la sua passione mi ha contagiato. Sono diventato anche piuttosto bravo. Possiamo farci un paio di partite se vuoi, ma sta attento, io gioco forte. Ok, non adesso, direi che è il momento di staccare. Magari la prossima partita la iniziamo proprio con una mano a Pazak con questo tizio, quindi direi che è un buon punto per fermarci. Ok. Vediamo un po' a chi fare il raid.
Ok, bye bye, però un attimo che dobbiamo fare il raid. Vediamo a chi possiamo farlo. Vediamo, vediamo. Ah, c'è di nuovo Rottix a cui l'abbiamo fatto ieri. Direi di fare il bis. Sto giocando ad Assassin's Creed, che non ho mai giocato. Quindi, perché no? Facciamo questo mini raid. Ok, per oggi è tutto, grazie per essere stati qui, che la forza sia con voi, may the force be with you, forse stasera streaming di The Witcher. Chi lo sa, vedremo, vedremo, vedremo. Buon proseguimento di giornata.